siamo sull'1-1 e la serie è riaperta. Avere chiuso senza aver subito reti e avere lottato anche quando loro hanno giocato in power play dimostra che sapete chiudervi a riccio, e questa sera il portiere veramente ha fatto l'impresa. Sì, sicuramente, l'abbiamo già dimostrato contro il Friburgo che possiamo giocare veramente solido a livello difensivo, l'abbiamo fatto questa sera e dobbiamo continuare così. Cosa bisogna fare ora sabato per tentare di strappare il servizio e andare a vincere a Ginevra? La stessa cosa che abbiamo fatto questa sera, è solidità difensiva, e quando abbiamo la possibilità di buttarla dentro in attacco essere molto cinici. Sì, è quella che ci vuole anche, se no diventa difficile vincere una partita nei playoff, però come hai detto tu, più importante è che in tutte le tre zone abbiamo giocato un po' più compatto anche con il disco. Facendo un assist Fazzini. Cosa? Ti sta facendo un assist Fazzini. Eh sì, perché lui lo sa che mi piacciono le gicche. Lo sponsor adesso. Sì. No, però ripeto, era veramente una vittoria della squadra che abbiamo giocato meglio insieme. Non aver subito reti e aver dimostrato che il vostro portiere è superiore a loro. Spero. Non è la prima partita che gioca alla grande. Quindi è chiaro, comincia con lui, fa dei pick safe nel momento giusto. Così ci dà sempre la chance di vincere dopo fare un gol a parte nostra, però infatti puoi avere veramente fiducia con un portiere così, se gioca lui o se gioca Schlegi, indifferente, e dopo tocca a noi davanti a fare la differenza. E con un Walker che lotta, che combatte così, si può vincere anche a Ginevra? Spero tanto, dopo non è che lotto solo io, siamo tutti che lottiamo insieme, quella che è più importante. Sì, contento della prestazione, chiaramente abbiamo giocato una partita molto migliore di gara 1, siamo soddisfatti di come abbiamo giocato stasera, però è una serie di playoff, quindi alla fine 1-1 la serie, non abbiamo ancora vinto niente. È stata una partita in cui siete subito partiti molto forte a differenza di Ginevra, penso che il primo tempo vi ha forse dato quella fiducia pur senza segnando che avete capitalizzato negli altri due. Sì, è chiaro che il primo tempo siamo usciti forti, ma credo che la reazione volevamo averla da Ginevra. A Ginevra siamo coscienti che non abbiamo giocato una delle nostre migliori partite, non era una delle nostre migliori serate. È anche vero che siamo in modalità playoff da più tempo, no? È quasi da forse 3-4 settimane che siamo in modalità playoff. Ed è stata sicuramente una serata dove non abbiamo proposto il nostro miglior hockey, non abbiamo giocato come vorremmo giocare. E oggi questo era un po' l'approccio che abbiamo voluto avere alla partita, di ritornare subito a giocare il nostro hockey come vogliamo giocare noi, e penso che il primo tempo è stato un ottimo segnale per tutti da quel lato lì. È una tipica partita di playoff, ci sono poche occasioni di ogni parte e diciamo è proprio l'hockey vero. Sei venuto a vedere gli azzurri, sei venuto a vedere Morini, sei venuto a vedere Zanetti, che impressione ti hanno fatto? Oh, Zanetti ha fatto una bella azione su quel primo gol. Morini lo conosciamo molto bene, stanno giocando bene e diciamo che sicuramente faranno parte della nazionale. Una serie incerta fra queste due squadre, dopo 40 minuti di partita non sembra di vedere la decima contro la prima? No, c'è, diciamo che proprio nei playoff cambia tutto, e questa serie qui come sta giocando il Lugano, diciamo che non vedo un grande favorito qui durante la partita di stasera. Sì, quando non giocano io sono qua in panchina. No, complimenti alla squadra, grande, grande vittoria di gruppo, di costanza, di veramente di grinta, squadra incredibile questa sera, ha voluto la vittoria a tutti i costi, hanno giocato alla grande tutti. Guarda che passa adesso, sì, ti porta via il posto. Dopo lo intervistiamo. No, grandissimi, grandissimi. Koskinen immenso e Zanetti, micidiale, numero 11, ha fatto un passaggio da NHL a Carr, e Carr ha fatto un gran gol 2-0 determinante. Penso che Bolt farebbe fatica a batterlo in velocità Zanetti. Assolutamente, Zanetti mi sorprende giorno per giorno. Io l'ho visto ad agosto nell'allenamento con i Rockers per un mese e ho detto: ma cosa ci fa questo qua a giocare con i Rockers? Era giovane e mi dicono: arriva dalla Under 21 del Lugano. E ho sbagliato per poco, ho detto: questo va presto in prima squadra. Già con Max Orley era stato portato in panchina qualche volta, poi Giannazzi non ha avuto dubbi, come è arrivato lui l'ha messo in prima linea, seconda linea, terza linea, quarta linea, va bene per tutto a Zanetti, grandissimo. Senti, ma com'è possibile vedere un Lugano così bello nell'ultimo mese e così, diciamo la verità,
non brutto, però non che entusiasmava negli altri sei mesi che abbiamo visto. Ma perché forse abbiamo giocatori da playoff, e quindi quando arrivano i playoff, come mi diceva prima Samuel Guerra, tutti si trasformano, tutti vogliono vincere, tutti vogliono arrivare lontano, e quindi questa squadra è una squadra da playoff. Spero e sono convinto che batteremo il Ginevra e andremo nei semifinali affrontando Vienna.